Anche gli ultimi dati di ieri sul monitoraggio dell'inquinamento nell'area militare di Persano restituiscono valori che rientrano nei limiti di legge presi a riferimento. Lo certifica l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ma il rogo di quelle 60.000 tonnellate tra ecoballe e rifiuti che il giorno dopo sarebbero dovute ripartire per la Tunisia smaltite grazie ai fondi del PNRR preoccupa ancora per gli impatti ambientali. Non solo gli abitanti della Piana del Sele, anche i militari del Quadrilatero che tuttavia non possono che attenersi alle comunicazioni ufficiali. A squarciare il velo dei timori è la lettera che la madre di un militare ha inviato al ministro Guido Crosetto. «Ho già perso un figlio in Bosnia, non vorrei perderne un altro», scrive la madre di un 21enne deceduto a causa dell'uranio impoverito dopo un servizio in Bosnia. «Chiedo, è l'appello della donna, che i militari vengano trasferiti altrove fino a che non saranno chiarite le conseguenze derivanti dall'esposizione a questo disastro ambientale. La prego di intervenire per cautelare la salute di mio figlio, avendone già dato uno alla patria, trasferendolo a Napoli, sua città natale. So per certo che farà qualcosa al riguardo». Così si chiude la lettera di una mamma che espone le sue paure. Tante altre temono in silenzio. Il caso diventa nel frattempo politico. Gli esponenti campani della Lega presentano un'interrogazione in consiglio regionale. Il rogo di migliaia di tonnellate di ecoballe è la dimostrazione lampante dell'incapacità dell'amministrazione regionale di agire per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute. Per giunta le ecoballe, di ritorno dalla Tunisia al centro di un'inchiesta su un traffico illecito di rifiuti, secondo quanto affermò il presidente De Luca nel 2022, avrebbero dovuto restare soltanto 6 mesi in campagna. Come mai a distanza di 2 anni e mezzo erano ancora nel sito di Persano? Così, in una nota congiunta, i consiglieri regionali del Carroccio, Severino Nappi e Aurelio Tomasetti.